dai, due in cammino e in kayak. Siamo qui sul lago di Garda e oggi facciamo una bella pagaiata di circa 20 km. Andiamo di là, esplorando la penisola di Sirmione, scusate, e oggi appunto si va a pagaiare. Con la Sea Shine della Gomotex. C'è un po' di vento e sono le onde, per cui la testeremo anche in queste condizioni. Ora in acqua. Pronta a pagaiare? Vai! Il lungo lago di Desenzano, vedete? Venite presto per trovare parcheggio, perché altrimenti diventa un incubo qui. E siamo oggi, comunque è sabato, perché non di domenica d'estate. Non ci arrischiamo a venire sul lago di Garda. Come al solito, non so se la stabilizzazione neutralizzerà tutto il movimento o meno, ma ci sono delle belle onde. Stiamo prendendo queste belle onde tutte di murata piena, proprio perpendicolare alla nostra murata. E devo dire che quel diagramma che c'è sul sito della Gomotex è vero. Si sente la Sea Shine che risale leggermente l'onda, per cui il fondo non si inclina. Con il kayak a fondo piatto, onde del genere, sentite proprio il fondo che si inclina, specialmente quelli drop stitch, completamente piatti, tipo lo Story, nel senso, sulle onde sentivamo proprio il fondo che si inclinava, per cui dava, diciamo, c'era meno sensazione di sicurezza. Qua, tutto sommato, nessun problema, molto, a parte che sono basse queste onde, però... Guardate, Desenzano, l'ho detto, c'è il castello anche, molto, molto carina da visitare, poi la passeggiata lungo il lago. Sono partiti tutti, guardate, sono tutti cormorani. Oh, era il cormorano delle 8:50 in partenza. Le onde sono aumentate, sono belle alte adesso, si sale bene, si scende negli avvallamenti, ma è molto divertente. Sembra di essere su montagne russe, però è molto divertente, devo dire, non è preoccupante. Il kayak sta comportando veramente bene, sentite proprio che risale l'onda laterale, neanche di prua, risale l'onda laterale. L'onda passa e il kayak discende l'onda come se nulla fosse, senza inclinarsi troppo. Un pochino si inclina ovviamente, ma veramente poco. Ci avviciniamo un pochino più a riva per vedere meglio. Carina, dai, la villa non è neanche tanto grande. È più monumentale l'accesso al lago che la villa di per sé, però questo parco fantastico, non so se è comunale o se è privata, magari cercheremo meglio a casa cos'è su Google Maps e capiremo un po' meglio, lo scriveremo nel video. Il primo cigno avvistato oggi, sapete che noi abbiamo sta cosa per i cigni, questo feticcio per i cigni, e là c'è il compagno o la compagna, guarda che belle carine quelle ville, c'è il lido, e comunque giriamo intorno alle boe e poi continuiamo a costeggiare la sponda del lago. Come vedete, questa volta abbiamo montato anche il terzo archetto. Questo archetto non è in dotazione alla Sea Shine normalmente, ma vi arriva col pacchetto del ponte di copertura. Con ponte di copertura con due pozzetti ha un unico archetto. L'abbiamo montato per incrementare ulteriormente la rigidità del kayak, perché oggi ci aspettavamo le onde, per cui volevamo un kayak il più rigido possibile.
Questa è l'area umida San Francesco. Qui quelli che sembravano anatre, in realtà da qui sembrano dei pali, una palificazione, probabilmente è un osservatorio. Noi non ci siamo avvicinati, siamo rimasti vicini alle boe per capire cosa fosse, perché dove siamo entrati noi la boa, il cartello non c'era, era rotto. Poi abbiamo visto che altri avevano il cartello, siamo andati a leggere e siamo usciti. Davanti a noi c'è un campeggio con dei gonfiabili che sono lo spettacolo. No, non sono gonfiabili, sono rigidi. Tipo dei pedalò? Sì, c'è un cignone con la faccia Un cattiva, cignone con faccia cattiva, fenicottero elicottero. e forse tipo dei draghi. No, sono degli scivoli, Giulia. Degli scivoli. Sono dei pedalò con uno scivolo. Che cazzata. Quando ero piccino non Ma esistevo. neanche io. Stiamo togliendo in fretta dal corridoio di uscita di questo porticciolo qua, giusto darsene più che altro. Abbiamo raggiunto in fretta i 7,5 km pagaiando in due, però adesso sta pagando solo Giulia, la velocità sta tornando quella del singolo pagaiatore. Siamo sempre più vicini a Sirmione. Si sono svegliati i diportisti. Ore sono? Non so, deve essere 10. Le 10 e qualcosa. Questi si svegliano prima. Guarda che bello quel complesso di appartamenti che hanno la loro spiaggia nel pratino, con accesso diretto al lago. Qui stanno costruendo. C'è molto fermento edilizio sul lago di Garda. Siamo praticamente a Sirmione. Guardate il fondo come basso e l'acqua come chiara. I gabbiani che hanno fatto serata. Sono tutti gabbiani sul pontile e tanto qua stanno costruendo, non è in uso, allora è relativamente tranquillo. Fermando qui per vedere dove poi attraccare al castello. Quindi adesso ci rivediamo qua per la collina Troccoli. Siamo arrivati. Ok, stiamo entrando nel porto. C'è un po' di traffico, Sì, c'è un po' di traffico, c'è di tutto, motoscafi più o meno privati. Insomma, vediamo cosa riusciamo a fare. Noi passiamo sotto? Che bello, Siamo sotto la parte rettangolare, non sul ponticello arcuato. Dieter, sei contento? Poco gobbe, ciao anatre, poco gobbe, ciao ciao ciao. Dritto, dritto. E adesso dritto. Va, che bello, che bello. Escluso taxi, ma noi non siamo un taxi, quindi ciao. Wow. Finirò di dire wow, ma non oggi. Siamo sull'altro lato della penisola. Altro lato della penisola. Con la Sea Shine nel cortile interno del
Nel castello. Ah, uno può anche uscire da là. Guardate qua che bello. C'è un po' di onde, però è meraviglioso. Figo piano. È la Peppa. Ok, qui c'è gente che fa il bagno, perché comunque l'acqua qui è tiepida, non è fredda, quindi si può fare tranquillamente il bagno in tranquillità. Ok, ci siamo fermati qui, più o meno c'è la spiaggia delle bionde, pausa snack, abbiamo tirato in secca la Sea Shine. E eccoci qua dove siamo. Io sto qua a far compagnia a Sea Shine e Giulia va a farsi il bagno. Continuiamo la nostra esplorazione della penisola di Sirmione. Ci stiamo dirigendo verso la punta dove sorge la villa romana meglio conservata e più grande di tutto il nord Italia. Le grotte di Catullo. Chiamano così perché sono appartenute alla famiglia del poeta Catullo. Se non direttamente a lui, non è certo, di sicuro la famiglia. E ricordo che l'edificio principale era lungo 200 metri e quello che ci è rimasto, che comunque è molto imponente, non è l'edificio per se stesso, è la piattaforma che sta costruita su cui poi era costruito l'edificio. E ora vediamo se riusciamo a vedere un po' meglio dall'acqua. Qui è basso fondale, per cui le onde sono parecchio alte. Dobbiamo andare un pochino più a largo e poi decidere dove toccare terra di nuovo. Comunque sì, è proprio la sensazione proprio di risalire l'onda lateralmente quando l'onda ti solleva. C'è tutta, per cui è un comportamento più neutrale, più sicuro rispetto a quello del kayak a fondo completamente piatto. No. A destra, Giulia, che lì c'è uno scoglio. Sì, c'è uno scoglio, sto dicendo lì. A destra, no? Bello, veramente bello. E quando dobbiamo toccare terra lo si rifà, sì. Che, a meno che non andiamo sull'altra sponda, non lo so. Le grotte di Catullo, eccole là sopra, vedete? Quello era il basamento su cui sorgeva la villa, una cosa veramente maestosissima. Per pochi, perché capite, la famiglia dei Catulli, non so quanti fossero, probabilmente avevano una pletora di schiavi e liberti che si occupavano di tutto il resto. Fantastico, immagino qui, immaginate 1700-2000 anni fa, non c'erano luci sulle sponde, la notte tutto buio e quest'isola, questa villa tutta illuminata per un festino romano sui triclini, musica, danze, stravaganze. Diciamo che i romani sapevano vivere alla grande, chi poteva permetterselo. Il cigno là che sobbalza tra i canneti. D'estate normalmente il livello del lago di Garda è più basso e queste rocce sono emerse, per cui la gente si mette direttamente su queste rocce. Guardate le onde, adesso dobbiamo attraversare un'altra zona con un bel moto ondoso.
Come potete vedere è pieno di piccoli angolini dove potete attraccare con il vostro kayak. Là c'è uno protetto dietro il canneto con una spiaggetta. E qui col kayak è fantastica questa zona. Sì, dovete stare attenti magari alle proprietà private, però comunque in molti punti potete attraccare liberamente, fermate, prendete il sole, fate quello che volete. Lasciate pulito però, ecco, l'unica cosa è lasciare pulito. Bello, bello, bello. Abbiamo passato la punta della penisola di Sirmione e siamo sull'altro lato. E qui ci sono le famose terme, le terme di Sirmione. Là potete vedere già il castello, che è quello dove abbiamo attraversato la penisola sotto il ponte. Le terme di Sirmione, che sono molto carine, poi non c'è mai stati. È mezzogiorno, stanno apparecchiando i tavoli direttamente sul moletto vista lago. E di là, adesso si sono tolti i pantaloncini e magliette, siamo in costume da bagno e il giubbottino PFD si sta meglio, perché fa caldo mica male. Ma in fondo Sirmione e noi abbiamo scelto di ritornare a Desenzano costeggiando di nuovo la riva, perché altrimenti avremmo dovuto passare in mezzo al lago e sono i motoscafi che vanno abbastanza veloci in quella zona, per cui evitiamo. Noi stiamo vicino alla riva e tanto abbiamo tempo e con calma, una pagaiata dopo l'altra, si torna a Desenzano. Stiamo ripassando di nuovo dalla zona umida San Francesco. Noi siamo al di qua delle boe col divieto, invece quelle qua su sono lì, hanno ignorato i divieti e sono entrati nell'area. Bene, davanti noi ora la sponda bresciana, diciamo, con Desenzano che è più o meno là. Noi dobbiamo tornare là. Vediamo quanti ne scappano. Pennuti, mollemente appollaiati, scappano tutti, li abbiamo Ma non spaventati. mica si vi si mangia, non siete voi da mangiare. No, infatti. Non servite neanche a fare i piumini. Per cui Ma questi sono quelli che sono rimasti. coraggiosi. No, All the neanche. brave. No, neanche loro. Però da uno si guarda qua. Uno Più sì. No, coraggiosi. spariti tutti! Cosa spunta dietro la Sea Shine? Mamma papera con i suoi paperotti, li vedete? Da vicino, diciamo, questa villa ha visto i tempi migliori, ha sempre un bellissimo parco e ovviamente vista lago. Oh, qualche altro kayak, vedo un Intuit X100 due posti e noi puntiamo a quegli alberi là dove abbiamo messo in acqua il kayak stamattina e lo toglieremo oggi. C'è un po' di onde, come potete vedere, l'acqua comunque ha questo bel colorino qui azzurro messo al verde. E stiamo per arrivare. È stato un giro molto bello, ci è piaciuto tantissimo, soprattutto la parte dove abbiamo pagaiato nei pressi del castello di Sirmione. E niente, se il video vi è piaciuto commentate, mettete un like, iscrivetevi anche al canale, noi continueremo a pagaiare per voi. Buone pagaiate! Buone pagaiate! Arrivati! Saluta! Vabbè, no. Tutti i propri che lo